bentornati nella mia cucina. Oggi prepariamo dei cioccolatini Saint Rocher, facilissimi e buonissimi da mangiare. Gli ingredienti che ci serviranno per il momento sono dei wafer, la granella di nocciole e la spalmabile. Questa è quella che ho preparato io. Ora, per tutti gli ingredienti e per le dosi, fate sempre riferimento al link nel primo commento che vi riporterà direttamente nel mio sito. Ora, siccome la spalmabile era in frigorifero, io la metto ad ammorbidire un attimo a bagnomaria. Prendo per il momento un cucchiaio e poi vediamo quella che me ne serve. Iniziamo sbriciolando i wafer in maniera grossolana. Non dobbiamo ridurli in polvere, ma in briciole, così. Adesso vi faccio vedere, così. Sbriciolati i wafer, andiamo ad aggiungere la granella di nocciole. Per il momento non l'aggiungo tutta, dopo vediamo se mi serve. E la crema spalmabile che sono andata ad ammorbidire. Quindi andiamo a mescolare. Questo è il composto che dobbiamo ottenere. Ora preleviamo delle piccole parti, con le mani inumidite andiamo a ricavare delle palline. Le arrotondiamo, facciamo un forellino al centro, così. E volendo possiamo metterci una nocciola. Richiudiamo e arrotoliamo. Riponiamo in un piatto che andrà in frigorifero per una mezz'oretta. Ora io continuo e dopo vi faccio vedere il passaggio successivo. Una volta raffreddati i nostri cioccolatini in frigorifero, li andiamo ad avvolgere nel cioccolato fondente sciolto a bagnomaria. Eliminiamo l'eccesso e quindi nella granella di nocciole. Una volta avvolti nella granella di nocciole, li mettiamo in un pirottino. E li mettiamo di nuovo in frigorifero a farli rassodare. Adesso vi faccio vedere il risultato finito. Ed ecco i nostri cioccolatini pronti. Non sono bellissimi? Ciao, grazie di avermi seguito anche in quest'altra video ricetta. Alla prossima, ciao!